L'Istituto Montani riprende la sua normale attività scolastica proprio con gli esami di maturità. Oggi è il primo giorno con il professor Daniele Trasatti. Come siete organizzati in questi giorni? Sono giorni particolarmente intensi per noi, soprattutto per i ragazzi che concludono il loro percorso che li ha portati fino a un esame, che quest'anno è un esame serio, seppur con delle modalità diverse dal solito. Abbiamo ben 7 commissioni, abbiamo 15 classi e 350 ragazzi che affrontano la maturità, tutti belli pronti e abbastanza carichi, e confidiamo, visto che c'è stato un anno abbastanza intenso, importante, che anche i risultati siano altrettanto validi. Siamo dislocati qui al biennio con 3 commissioni, altre 2 commissioni nella parte del triennio che stiamo utilizzando, altre 2 al polo scolastico. Siamo ormai una cittadella scolastica che si estende qui su Fermo da oltre 150 anni, siamo presenti qui. Noi siamo qui con Manuele davanti all'Istituto Montani, tu sei uno studente di meccanica. Sì, sono in meccanica, ho fatto la meccanica e meccatronica quest'anno e finalmente maturando. Finalmente sei maturo, ma senti, stanotte hai dormito tranquillo? Dovrei dire sì, e ho ripassato fino a tardi, erano più o meno mezzanotte e mezza e poi mi sono svegliato presto per ripassare lo stesso, ma sì, dai, dormito tranquillo. Com'è stato l'esame? Più semplice di come te l'aspettavi oppure sei rimasto sorpreso per qualcosa? Allora, un po' ce l'aspettavamo, sappiamo com'era strutturato principalmente e è andato bene e alla fine dai, facile e previsto. Bene, mentre l'elaborato, questo famoso elaborato, tu che argomento hai portato? Studio di fabbricazione di un pezzo da realizzare con presatrice CNC e ho argomentato una 20 di minuti più o meno e in quell'ora di esame. Senti, era la parte più semplice o più difficile questo elaborato? La parte più, più conoscitiva, perché appunto fatto da noi, interamente da noi, quindi magari partiamo sicuri noi stessi e dopodiché abbiamo approdato alla parte di italiano dove veniva richiesto di analizzare un testo e dopodiché alla parte libera dove ci venivano fatte domande da tutti i professori. E progetti per il futuro? Progetti per il futuro, università, Università di Bologna, e precisamente economia e nulla. Speriamo che vada tutto bene, meglio. Allora in bocca al lupo. Crepi. Grazie. Ed ora invece siamo qui con... Morlacco Nicola. Nicola. Hai fatto già l'esame, vero? Sì, ho fatto l'esame stamattina verso le 8:30 e è andata più semplice del previsto. Invece quest'anno scolastico nel complesso com'è andato con tutto il problema del Covid? Forse è meglio dell'anno scorso, no? Già qualche più lezione in presenza? Sì, perché l'anno scorso alla fine abbiamo fatto solamente un paio di mesi, 3 mesi a casa, mentre quest'anno, se consideriamo il totale, siamo stati quasi sempre a distanza, tranne pochi periodi in cui siamo stati in presenza. E quindi sicuramente è stato più complicato quest'anno che l'anno scorso. Bene, invece tu mi hai detto, sei uno studente di meccanica, che cosa hai portato all'elaborato, quale argomento? Io ho portato un argomento che trovo applicazione nelle vetture delle automobili, riguardante il differenziale nel particolare delle automobili, è stato interessante perché è un argomento che mi è piaciuto e quindi è andata abbastanza bene perché sapevo quello che dicevo e è andata abbastanza bene. Senti, ma quante volte l'hai ripetuto questo elaborato? A essere sincero l'ho ripetuto poche volte, però visto che erano cose che mi ricordavo bene e che mi piacevano, alla fine è andata bene. Quindi nel complesso soddisfatto? Sì, sono soddisfatto. Ed ora l'università? Andrò a fare l'università molto probabilmente, sì, e sono ancora indeciso sulla città da scegliere, ma diciamo che mi sono già indirizzato. Bene, allora ti facciamo un grande in bocca al lupo. Grazie. Noi siamo qui con Francesca, studentessa dell'ITIS Montani in biotecnologie sanitarie, super in ansia. Sì, in ansissima, sì. Senti, ma che cosa ti aspetti? Mi aspetto di dover parlare comunque dell'elaborato, di collegare poi all'interno le materie nel documento e poi di parlare anche del PCTO, che è l'alternanza, e basta. Mentre questo elaborato, questo famoso elaborato, ti ha creato problemi oppure secondo te è una cosa che vi ha semplificato un po' la vita? No, l'elaborato non mi ha creato problemi, cioè sono riuscita a farlo, a collegare anche le varie materie, è stato abbastanza semplice, penso che sia un lavoro semplice da fare, quindi non ci ha complicato la vita.
L'argomento l'avete scelto voi oppure l'hanno scelto i professori per voi? No, l'argomento l'hanno scelto i professori per noi, quindi noi non abbiamo avuto voce in capitolo purtroppo. E tu che argomento ti è capitato? Mi è capitato un argomento che è l'eritropoietina, un ormone prodotto dal corpo. Quante volte l'hai ripetuto questo elaborato? Parecchie, tra averlo fatto, poi aver fatto le slide e ripetuto abbastanza volte. E la tua notte prima degli esami com'è andata? Hai dormito un po', sì? Sì, fortunatamente ho dormito, non so come sono riuscita a dormire, poi ho ripassato un po' e basta. Allora ti facciamo un grande in bocca al lupo per il tuo esame. Grazie mille. E siamo con due bellissime studentesse del Montani, studentesse di biotecnologie sanitarie, come vi chiamate? Giada. Nicole. Com'è andato l'esame, ragazze? Avevate l'ansia? Sì, inizialmente sì, poi appena ho iniziato a parlare l'ansia è passata. Ho parlato sempre in poche parole. Beh, è positivo. Sì, sì, abbastanza. Tu invece? Tutto bene, un po' di ansia all'inizio, ma adesso molto meglio. E abbiamo finito questo percorso di studi e adesso pensiamo all'università. Ecco, che cosa avete intenzione di fare all'università? A settembre proverò il test di medicina, poi si vedrà un piano B, diciamo, però il piano A è medicina. Io professioni sanitarie, infermieristica. Bene, quindi due percorsi universitari che si addicono a quello che avete studiato alle superiori, mentre questo famoso elaborato, che argomento è capitato? Io ho un argomento molto attuale, ho trattato la produzione dei vaccini ricombinanti. Io la produzione biotecnologica dell'etanolo. È stata la parte più difficile per voi o più semplice questo elaborato? Difficile nel creare, appunto, nel sviluppare proprio tutto il percorso, però la parte più difficile dell'esame è stato sicuramente il documento, dove abbiamo dovuto collegare tutte le materie. Per me la parte, diciamo, più semplice questo elaborato e la parte un po' più difficile il documento, appunto, perché abbiamo dovuto, diciamo, fare tutto in presenza. Certo, e che cosa è capitato nel documento che magari vi ha messo in difficoltà? Io nel documento ho avuto l'innervazione del cuore, quindi con il sistema nervoso simpatico, parasimpatico, quindi non me l'aspettavo. Sinceramente avrei voluto evitare il sistema nervoso, però è capitato e bene o male sono riuscita a collegare tutte le materie, quindi è andato abbastanza bene, dai. Tanto è sempre così, quando vuoi qualcosa, non lo vuoi, capita sempre. Tu invece? Io invece la membrana cellulare. Quindi ho fatto, diciamo, tutto un collegamento anche con anatomia, con l'aterosclerosi, con il colesterolo, così. Mentre per quanto riguarda italiano? L'italiano è andato abbastanza bene, mi è capitato un brano di Pasolini, quindi ho parlato di Pierpaolo Pasolini e poi in storia mi ha chiesto il movimento sessantottino e la crisi di Cuba. A te che cosa è uscito? A me italiano la sera di festa e di Leopardi e basta. Allora ragazzi, noi vi facciamo un grandissimo in bocca al lupo per il futuro, per i test che dovete affrontare. Grazie mille. Grazie. Noi siamo qui davanti a Ragioneria a Fermo e siamo con Federica, una studentessa che si è diplomata ieri nell'indirizzo turistico. Esatto. Com'è andata l'esame? No, abbastanza bene, sono stati giorni di studio matto e disperatissimo alla Leopardi, però insomma non è stato molto difficile, anche i professori ci sono venuti molto incontro, è stato abbastanza semplice insomma. Senti, ma nella famosa notte prima degli esami hai dormito, sì? Assolutamente no, pianti, disperati, chiedevo la giustificazione a mamma per non venire, quindi è stato devastante. Senti, ma che effetto ha fatto sapere che eri nel primo giorno di esami? Da un certo punto di vista è stato un po' liberatorio, perché alla fine primo giorno fai l'esame e poi c'è tutta l'estate da poterti godere e poi alla fine, sapendo che c'è arrivata la comunicazione lunedì, poi mercoledì subito all'esame, quindi è stato veramente due giorni di studio sfrenato, notte, giorno, non ho mangiato, non ho dormito, senso di nausea, veramente, no? Non penso di essere mai stata così male in vita mia. Ed ora invece stai benissimo. Sì, adesso senso di libertà assurdo, viva l'estate, finalmente, basta scuola, si penserà poi in avanti al futuro. Ecco, quali sono i tuoi progetti per il futuro? Hai già pensato all'università?
Sì, principalmente penso di rivolgermi alla scienza della formazione a Macerata e devo ancora andare, cioè il 21 la scuola aperta, quindi probabilmente mi informerò, però principalmente quello è l'indirizzo che prediligo al momento. Bene, allora grazie, ti facciamo un grande in bocca al lupo per il futuro. Grazie. Da una scuola all'altra siamo qui allo Scientifico a Fermo e siamo con due bellissime studentesse che si chiamano Daria, Angelica. Ragazze, voi avete appena finito praticamente, com'è andata? Bene, diciamo, bene, sì, bene. Bene, bene, sì. Poteva andare meglio, però ci accontentiamo. Sì, esatto. Ma è stato più difficile del previsto oppure più semplice? Più semplice, diciamo. Una volta che stai lì diventa tutto più semplice perché devi farlo, quindi l'ansia va via, diciamo. Quindi sì, dai, più semplice. Sì, è vero. Comunque con i professori ti mettono anche a tuo agio, quindi è molto tranquilla come ambiente. Atmosfera, sì. Non c'è pressione, diciamo. Esatto. Ma rispetto a quello che vi hanno detto magari i vostri compagni che hanno avuto l'esame ieri, com'è andata? Cioè? C'era un po' d'ansia perché ci hanno raccontato cose, quindi ci siamo fatti un po' di viaggi mentali, però alla fine è andata bene. Sì, più o meno erano le stesse cose, è successa più o meno la stessa cosa, quindi siamo soddisfatti, insomma. E questo famoso elaborato quante volte innanzitutto l'avete ripetuto? Abbastanza. Tantissimo, tantissimo. E il vostro che argomento riguardava? Innanzitutto non l'avete scelto voi, giusto? No, ci è stato dato un tema e per quanto riguarda la nostra classe ci è stato assegnato il tema dei diritti e delle concessioni collettive e delle, diciamo, sì, delle negazioni dei diritti. E ognuno poi ha sviluppato il proprio tema e io personalmente ho portato la sicurezza sociale e io invece il diritto al giudizio, che appunto si trova sulla dichiarazione dei diritti umani. Mentre per quanto riguarda italiano, che cosa vi è uscito? D'Annunzio. È stata un po' critica, però dai, me la sono cavata dopo, quindi sì, dai. Io Ungaretti con il porto sepolto, quindi dai, abbastanza fattibile. Vi hanno fatto magari domande che non vi aspettavate, un po' difficili? No, più che altro cercavano di capire meglio quello che stavamo dicendo, però comunque domande impossibili no, non ci sono capitate. Sì, infatti tutti attinenti alle domande, non troppo spaziate, quindi sì. Che cosa vi sentite di dire ai ragazzi che magari devono ancora affrontare la maturità? Che alla fine c'è l'ansia, c'è sicuramente, però bisogna andare con la testa un po' libera e leggera perché sennò non si riesce a fare nulla, quindi tranquilli. Sì, comunque è un passo importante, però dobbiamo farlo, quindi andare con tranquillità quando è possibile, niente. Questo. E studiate? Esatto, per forza, sì, se no non si passa. Esatto. Grazie mille ragazzi, vi faccio un in bocca al lupo per il vostro futuro. Sì, viva il lupo. Grazie mille. E siamo qui davanti al liceo artistico di Fermo, siamo con Irene. Irene, com'è andata? L'esame è andato molto bene, sono molto soddisfatta. È stato un esame un po' particolare, vista soprattutto le pessime situazioni con il Covid. Nonostante tutto, però, siamo andati avanti con forza, noi studenti non ci siamo lasciati abbattere. È stata un'esperienza strana, ma sicuramente positiva. Più difficile oppure più semplice di come te lo immaginavi? È stato molto più semplice di quello che immaginavo. Devo dire che l'esame lo rendono quasi come una cosa insormontabile. Molte volte si tende un po' a essere, come posso dire... Un po' negativi. Esatto, un po' negativi. Però tutto sommato è stato un esame molto tranquillo, molto piacevole. C'è stato il diretto interagire tra insegnante e studente, quindi l'ho trovata una cosa formativa. Mentre questo famoso elaborato ti ha creato problemi oppure è stata un'agevolazione? L'elaborato a parer mio è stato un aiuto in più e ha aiutato soprattutto perché si poteva partire da un argomento che si conosceva anche abbastanza bene, quindi ovviamente avendolo strutturato anche in maniera diretta e precisa sono riuscita ovviamente a tenere un discorso coerente anche in base al tema che c'era stato assegnato. Ecco, quale tema ti è stato assegnato? A me è stata chiesta di portare la tecnica pittorica del materico.
quindi l'utilizzo della materia nell'arte. Ho fatto un po' qualche accenno per quanto riguarda gli artisti del secondo 800 fino ad arrivare agli artisti della seconda metà del 900, come Alberto Burri ad esempio. Mentre per quanto riguarda italiano, che cosa ti è capitato? Italiano mi sono stati chiesti due autori del primo Novecento, quindi Kafka e Pirandello, e devo dire mi sono trovata molto soddisfatta di ciò che è uscito. Ed ora programmi per il futuro? Programmi per il futuro sono ancora incerti, sto valutando molte opzioni, se andare a studiare all'università di lettere qui a Macerata oppure se trasferirmi all'estero, quindi iniziare qualcosa di nuovo all'estero. Bene, noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo allora per il tuo futuro. Grazie mille.